prepotentemente sul PMM Guilignano Sabbiadoro, la banca Sparcasse, ne parliamo tra un attimo. Questa serata è, diciamo, organizzata assieme alla Sparcasse Italia, che ringrazio veramente, veramente di cuore, e ringrazio anche gli amici della Sparcasse austriaca che sono qui con noi e che saluto. Slovenia, Carinzia, Nord-Est Italia fanno parte molto, molto in comune e ci vedono impegnati seriamente. Noi pensiamo che operare in questo territorio significhi per noi sicuramente essere vicini alle specificità locali e coltivare i valori che la cultura e la società trascinano in sé, quelli più positivi di cui penso che la società odierna abbia veramente molto bisogno. Abbiamo l'ambizione che il premio Emigo e Sparcasse continui, diventi un punto di riferimento internazionale appunto per chi si impegna seriamente in questi ambiti, gli ambiti della cultura, dell'arte e della società a cui Sparcasse è da sempre veramente molto attento. Presidente, perché in tempi di crisi delle banche, del sistema bancario in genere, la Sparcasse, anziché trattenere per sé i pochi soldi che avanzano, li investe nel PMM Guilignano? Soziale und kulturelle Unterstützung kennen keine Krisen. Ci aiuti, la prego. Dürfen keine Krisen kennen. Und wir sind nicht nur eine ausgezeichnete ökonomische Institution, wir verwenden uns den Großteil unserer Gewinne auch für soziale und kulturelle Unterstützungen. Allora, il supporto culturale e sociale non conosce crisi. Noi da sempre ci impegniamo a investire comunque nella cultura e nel sociale, quindi anche in questo periodo di crisi siamo felici a poter contribuire a un premio così importante. Un viaggio da Maribor a Lubiana, a Maribor alla ricerca della libertà, questa è Aurora Boreale, un viaggio dell'anima di uno scrittore. Jančar ha cominciato a partecipare al fervente clima culturale sloveno nei primi anni Ottanta, dopo la morte di Tito e la graduale liberazione in campo culturale. Ha potuto lavorare con numerose compagnie teatrali come sceneggiatore e pubblicare i suoi primi romanzi. Vince, ripeto, il premio lo scrittore Drago Jančar, lo consegna il presidente della Sparcasse. Ecco. Ich darf Sie recht herzlich beglückwünschen. Es freut mich ganz besonders, dass wir Ihnen diesen Preis übergeben dürfen, denn das Völkerverbindende, das Sie in Ihren Werken immer wieder zum Thema haben, ist, glaube ich, wichtiger und zeitgemäßer denn je. Siamo molto felici a poterle dare questo premio, soprattutto perché in tutte le sue opere evidenzia la comunità tra le regioni, che bisogna sempre lavorare insieme. Grazie, ringraziamo i rappresentanti della Sparcasse e del Parlamento. Grazie Presidente. Grazie. Thank you.